tensione, una voglia di fare che è sconfinata nella voglia di strafare, per cui, anche se era una cosa di cui aveva avvisato la squadra, per cui abbiamo pensato in tanti momenti nel primo tempo di essere più bravi, di voler cercare la giocata a effetto, di voler fare le cose che potevano rimanere così nel libro di questa giornata o nella storia di questa giornata. E quindi sostanzialmente questo ci ha portato a commettere qualche errore, perché lo abbiamo fatto in occasione dei gol che abbiamo sbagliato, perché anche nel primo tempo non è che loro siano stati superiori, solo che abbiamo concesso qualche spazio di troppo, lo abbiamo fatto con un pizzico di presunzione, ma questo secondo me è derivato dalla voglia di strafare, no? La voglia di essere subito. E quindi abbiamo anche sbagliato qualche palla gol importante. Perché sul piano delle occasioni da gol credo che anche nel primo tempo siano state quasi in parità, poi nel secondo tempo i ragazzi si sono resi conto che bisognava mettere gli aspetti che ci hanno sempre contraddistinto e abbiamo giocato diversamente, quindi con meno voglia di strafare e probabilmente con un pizzico di tensione in più, ma a volte sono cose inconsce, no? Tanta gente, eccetera, quindi la voglia di chiudere subito, la smania, invece le partite si giocano e si giocano sempre sotto quegli aspetti. Detto questo, sicuramente minimo il pareggio l'avremmo meritato, perché poi dopo è stato veramente un tiro a bersaglio, ma cambia poco, anche questa esperienza ci deve servire perché bisogna sempre fare tesoro, no? Delle esperienze che si fanno e quindi per ognuno di questi ragazzi questa giornata, facendo un'analisi giusta, deve servire da esperienza per il futuro. Personalmente non è che sono contento, però probabilmente calcio un po' strano, no? Una settimana, parlo dei ragazzi, non mi riferisco chiaramente all'ambiente che ti fa stare sempre dentro il concetto, in qualche modo non dico che ti condiziona, ma ti fa presente alcune cose. Settimana scorsa è sembrata una settimana in cui l'allenatore ha avuto qualche problema a fare ritrovare la concentrazione giusta, anche se poi oggi i ragazzi ce l'avevano, e probabilmente la prossima sarà migliore, meno problematica per me da questo punto di vista, perché. E di questo ne sono felice, quindi sono contento per questo, perché non è che noi andiamo in tensione o in pressione, perché comunque 10 punti di vantaggio sulla seconda, 4 giornate alla fine, la rinviamo, ma la faremo. La faremo e personalmente, vi ripeto, sono anche contento così. Ho meno bisogno durante la settimana di stare a richiamare quello e quell'altro al lavoro, lo faranno da soli e con. Primo tempo, abbiamo fatto un buon primo tempo, anzi un ottimo primo tempo. Poi siamo rimasti negli spogliatoi e abbiamo provato a farli pareggiare in tutte le maniere. Non abbiamo più giocato, ci siamo solo limitati a difendere. Quelle 2 o 3 volte che gli si poteva fare male, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, quando Makoubou era lanciato 2 o 3 volte verso la loro porta. No, però il primo tempo, un grande primo tempo. Hanno giocato come dovevano giocare contro una grande squadra. Non so. Ma io le partite da 4-5 mesi a questa parte mi aspetto di vincerle. Poi, se gli altri sono più bravi, come il caso della Nocerina che vince un campionato meritatamente, bisogna solo fargli gli applausi. Era convinta di fare il risultato. Non ha cominciato bene la partita, quello che abbiamo fatto noi. Noi siamo partiti bene, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Siamo portati sul 2-0. Penso che alla fine la vittoria sia meritata. Sì, abbiamo giocato contro la Nocerina, non è che abbiamo giocato con una squadra che cioè la squadra più forte del campionato, la squadra che ha ammazzato il campionato. Perciò vieni qua, stai 2-0 il primo tempo, è normale che nel secondo tempo forse un po' di paura, siamo mancati in quello. Ci siamo difesi e
fortunatamente siamo riusciti a portare a termine il risultato. Più che un atteggiamento diverso, forse c'è stata anche che la Nocerina è stata un po', diciamo, sorpresa di essere così sotto di 2 gol. E il secondo tempo noi abbiamo sofferto perché loro giustamente hanno cercato di rimettere la partita in piedi, hanno fatto gol quasi subito. E è giusto anche soffrire in questo momento. Loro cercavano assolutamente di portare la partita, di avere un risultato pieno per vincere il campionato, e noi un risultato così ce lo siamo portati a casa, che credo che ci assicura quasi sicuramente i playoff, quindi è un risultato per noi non importante di più. Noi abbiamo la partita di sabato che è determinante. Poi dopo, se si riesce a portare un risultato pieno o fare un risultato importante sabato, dopo le ultime partite potremo cercare di migliorare il posizionamento. Però ora dobbiamo pensare alla partita di sabato.